prego. Gelosia, di quegli istinti un po' anche bestiali che si hanno. Sì, sì, presidente. Io dove mi devo sedere? Che là? Dai, cominciamo col peperoncino così. No, abbiamo la cosa. Iniziamo a spiegare questa. Allora, spiegheranno adesso a beneficio di tutto il pubblico di Marina Ripetriana che cosa ci hanno portato. Perché
perché è dolce, quindi è un cioccolatino. È forte perché ha un po' di piccante. Vero, vero. Marinella, dove sei? Qua, non ti preoccupare. Assaggia il cioccolatino. Dopo, dopo. Abbiamo aggiunto i peperoncini fatti in pasta di zucchero, che sono la passione, passionale come lo è lei. Benissimo, fantastico. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Allora, un applauso a loro, ma sì. Docenza e passione. Allora, docenza e passione sono due delle caratteristiche che abbiamo voluto in qualche modo includere in questo appuntamento all'interno della mostra Rock terza edizione. Terza edizione, come sapete, di una mostra che ha totalizzato nelle sue prime due edizioni 25.000 visitatori e che si arricchisce di volta in volta di eventi sempre più ampi. Abbiamo voluto fortemente questa presentazione di questo libro importante perché anche dal punto di vista cronologico è molto importante per l'autrice che incontriamo stasera, è Invecchierò ma con calma, il titolo è fantastico, un titolo rock sicuramente, è del tutto rock, e quindi abbiamo voluto la presenza di Marina Ricordimiana con grande forza, con grande determinazione, personaggio molto amato, anche molto discusso, anche molto controverso, che divide l'opinione, ma per questo è estremamente rock. Poi con Carmine analizzeremo appunto perché abbiamo voluto Marina Ricordimiana in questa nostra presentazione. Voglio ringraziare due o tre figure per questo incontro, in particolare Anna Ruggero che si occupa dei rapporti con il Food and Beverage, che ringrazio moltissimo, e in particolare le cantine Marchese di Frescobaldi, che è uno dei nostri partner, Palazzo Caracciolo, che è un altro partner della mostra rock, e poi vi presento chi è seduto al tavolo per la presentazione di Invecchierò ma con calma. Innanzitutto la nostra moderatrice, che è giornalista, amica di rock e da sempre nella squadra di rock, ha tra l'altro militato nella fila della Mondadori come autrice, ed è Alessandra Del Prete. Un applauso per lei, per presenza preziosa per noi di rock. Poi un mio personale amico di rock, era presente alla conferenza stampa della prima edizione, lui, nel 2010, peggio per te, è uno dei compositori più amati, più cantati al mondo, perché è l'autore di canzoni come Champagne, Balliamo, Mi chiamo amore, Scusa, Tu e tantissime altre, il maestro Mimmo di Francia. Arriva un applauso perché il 29 gennaio uscirà in 75 paesi del mondo il disco Passione di Andrea Bocelli, dove Andrea Bocelli ha puntato moltissimo tra l'altro a questo brano, reinterpreta Champagne. Quindi il nostro in bocca al lupo è doppio nei confronti di Mimmo, perché è una canzone che nel 2013 compie 40 anni, i suoi primi 40 anni, è il caso di dirlo, questa presentazione. E quindi noi facciamo un in bocca al lupo grandissimo a Mimmo per questa nuova versione di Champagne. E poi naturalmente la protagonista di questa presentazione, grande ospite, special guest della mostra Rock 3, Marina Ricordimiana. Come spesso sanno le persone che visitano la mostra, il rock per noi non è assolutamente solo ed unicamente un genere musicale, è un modo di vivere, un rapportarsi alla vita. Rock, specifichiamo spesso, può essere Pasolini, come è stato Dolly Dalì, o Chet Baker o Miles Davis. E Marina di Marina è un personaggio che Michelangelo e io amiamo profondamente, lei non lo saprà, ma spiegheremo perché. Innanzitutto per aver conosciuto e attinto in tanti anni l'energia delle più belle forze creative che questo paese ha saputo donare. Io ricordo la scuola di Piazza del Popolo con Giuseppe Fioroni, Franco Angeli, Brunellis e ancora Mario Schifano, Tano Festa, e scusami se magari me ne dimentico qualcuno. E soprattutto mi lega a lei, ci lega a lei il suo impegno ambientalista e animalista. E anche di Morale, di Pasolini, cioè elencarli tutti è poco. E poi soprattutto ci lega a lei il suo impegno in ambito animalista. Ricordo che nel 1996 quel meraviglioso manifesto, purtroppo censurato in alcune città, e io da giovanotto lo fotografai, essendo io un impegnato anche io con gli animali. Esatto, e ricordo che molti come me, impegnati nella situazione animalista, facevano le fotografie e apprezzavano la città proprio per questo motivo. Allora, un attimo di troppo, così lo dico anche a Marina. Questo ragazzo, Carmine, che è il mio gemello di rock, ha un proiettile
di sale sparato perché lui ha salvato dei cani da combattimento durante un combattimento illegale. Quindi l'impegno di Carmine animalista è vero, è certificato da tanto di proiettile. I proiettili sale non fanno male, sono fastidiosi, si entrano a un millimetro nella pelle e poi si squagliano, però quando e quindi questa cosa quando ne vogliamo parlare fumo immediatamente felice, anche perché come diceva un signore che si chiamava Gandhi, la grandezza di una nazione da un paese si vede da come vengono trattati i propri animali. Quindi da parte di Carmine, di Michelangelo, di tutta la squadra rock, è un piacere e un onore averti con noi stasera. Per voi sei molto rock, grazie.